Bianchi, Brustia, Canelli, Collodel, Colombi, Contartese, De Grandis, Foti, Franzinelli, Freguglia, Gagliardi, Jacopino, Impaloni, Lanzo, Macarro, Marnati, Matthews, Murante, Nieddu, Nieli, Paladini, Pasquini, Piantanida, Picozzi, Pirovano, Ricca, Strozzi, Tredanari, Turchelli, Vigotti. Arriva. Ventotto presenti, la seduta è valida. Io devo giustificare le assenze dei consiglieri Matthews, Contartese e Pirovano, che sono beati loro in vacanza, il consigliere Gagliardi che arriverà in ritardo e l'assessore Graziosi che mi ha mandato la comunicazione di essere via per degli impegni. Prima di cominciare la seduta mi aveva chiesto una parola il consigliere Andretta, prego. Sì, grazie Presidente. Come avevamo già preannunciato nel precedente Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio Comunale che si era tenuto, avevamo preannunciato la presentazione di una mozione che secondo me ha anche carattere di urgenza e quindi mi permetto, ai sensi di regolamento, di presentarla in questa fase. Una mozione urgente che nasce per la partecipazione da parte del Comune di Novara al bando governativo per la riqualificazione delle aree urbane. Se mi dà il permesso, è anche abbastanza breve, ne leggo giusto le parti salienti. Il Consiglio Comunale di Novara ha premesso che il tema del decaduto decoro urbano delle periferie è stato ampiamente dibattuto nel corso della appena trascorsa campagna elettorale, che sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto per il recupero delle periferie urbane e che i soggetti proponenti dovranno presentare progetti entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento consentirà di recuperare e riqualificare le aree marginali della città italiane, sono anche elencate progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, progetto volto all'accrescimento della sicurezza territoriale, progetto per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture. E per questo motivo si proponeva una rispettosa istanza al sindaco e alla giunta affinché il Comune di Novara possa attivarsi per la partecipazione al bando, visto che ci sono fondi ministeriali e statali su questo aspetto. Ci piaceva sapere, almeno intanto presentare la questione urgente. Non ci sono commissioni, non ci sono giunte comunicazioni in questo senso, mi sembra comunque utile. Grazie. Sì, lascio la parola al signor sindaco che le risponde. Sì, ringrazio il consigliere Andretta per la mozione, ma mi sembra inutile presentarla perché ci partecipiamo. Quindi è già in corso tutto l'iter amministrativo per la partecipazione al bando. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che da parte di diversi comuni è stata chiesta una proroga alla scadenza del 30 di agosto, perché ci sono state le elezioni amministrative per alcuni comuni, quindi alcuni comuni non sono preparati, ma a differenza di questi comuni noi siamo già preparati, perché una delle prime cose che abbiamo affrontato è stata proprio quella e abbiamo già dato incarico all'ufficio di presentare un progetto che va nella direzione richieste dal bando, quindi non mi sembra che ci sia la necessità di discutere la mozione. Sì, consigliere Andretta, dica. Grazie, chiaramente visto i tempi comunque ristretti anche in virtù della proroga
anche per poter informare il Consiglio Comunale su quali progetti e sulla base di quali determinazioni si intenderà presentare specifici progetti su un'area piuttosto che un'altra, e credo che comunque sia un patrimonio di tutta la città un intervento di questo genere. Chiaramente noi ci permettiamo, anche per poter approfondire ogni singolo dettaglio, di mantenere la presentazione di questa mozione, affinché magari, se non oggi, perché posso ovviamente mi devo demandare la volontà del Consiglio sulla discussione in fase di oggi, ma comunque mantenerla nell'ordine del giorno per una prossima discussione, di modo che anche la Giunta avrà la modalità, perché no, di poter illustrare quali tipi di progetto, quali sono state le scelte e quale sarà l'intendimento dell'amministrazione nella direzione di dove poter andare. Grazie, perché ha dimostrato anche di aver gradito la bontà dell'iniziativa, signor Sindaco. Grazie, consigliere Andretta. Allora, io comincerei il consiglio con la relazione dell'assessore Moscatelli. Abbiamo delle comunicazioni rispetto alle deliberazioni e all'utilizzo di fondi di riserva. Prego, assessore. Sì, grazie. Comunico che è stato effettuato un prelievo del... Aspetta che non è... Adesso sì. Sì, grazie. Comunico che è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva, già precedentemente ovviamente, per il valore di 300.000 euro per finanziare il referendum e la campagna elettorale. Le elezioni. La seconda delibera è sempre un prelievo dal fondo di riserva di 75.000 euro che riguardano il ballottaggio. Poi vedremo nel corso della presentazione delle verifiche degli equilibri come in parte il fondo di riserva viene nuovamente ricoperto, ovviamente, da entrate che ci ritornano indietro dallo Stato, ma comunque lo vedremo poi nella verifica degli equilibri. Queste le prime due. Grazie, assessore. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, che è la salvaguardia dell'equilibrio generale di bilancio di previsione 2016-2018. Prima di dare la parola all'assessore Moscatelli, volevo ricordare che in conferenza dei capigruppo abbiamo stabilito sia i tempi di relazione dell'assessore sia i tempi di intervento dei gruppi, e quindi l'assessore avrà 30 minuti per illustrare la delibera e poi ci sarà il dibattito. Ogni consigliere avrà 10 minuti di tempo per intervento e se faccio l'esempio, il gruppo di Fratelli d'Italia, che sono in 4, hanno 10 minuti per tempo, sono 40 minuti. Se il capogruppo Tredenari parlerà mezz'ora, avranno poi 10 minuti da dividere in 3. Quindi il gruppo si deve gestire il proprio tempo, e chiedo a tutti di rimanere nei tempi e di non sfiorare più di tanto. Grazie. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Oggi presentiamo al Consiglio la verifica degli equilibri relativi alla gestione 2016, gestione di competenza, e la verifica è stata fatta facendo una ricognizione sugli accertamenti di entrate e gli impegni di spesa, ribaltandoli sull'andamento, secondo le previsioni sull'andamento annuo. Prima di entrare però nello specifico, volevo ricordare che questa amministrazione si è posta degli obiettivi. Il primo obiettivo è quello di osservare le scadenze dettate dalle norme di legge, e quindi questa era la scadenza del 30 luglio e ovviamente oggi rispettiamo questa scadenza, ma abbiamo intenzione di rispettare tutte le successive scadenze, proprio per far sì che l'ufficio, in modo particolare l'ufficio ragioneria, non abbia un sovraccarico di impegni che non renderebbe ovviamente il lavoro proficuo e preciso. Voglio ricordare che quest'anno abbiamo varie scadenze che si sovrappongono, sono molto ravvicinate. Oggi pomeriggio noi approveremo in giunta il DUP, che è previsto per norma di legge entro la scadenza del 31 luglio. Evidentemente 31 è domenica, quindi capite. Oggi sappiamo benissimo che c'è una riunione dell'ANCI per ottenere una proroga a questa scadenza, ma noi siamo già pronti e vogliamo procedere
sul cammino di altri impegni che ci attendono, come il 30 settembre il bilancio consolidato, impegni nuovi che precedentemente non c'erano. L'intenzione di questa amministrazione, dicevo, è di rispettare le scadenze, ma soprattutto di andare a prevedere l'approvazione del bilancio 2017 in tempi molto ravvicinati, per, quindi pensiamo sui primi di gennaio, per consentire proprio agli uffici, in modo particolare all'ufficio lavori pubblici, di poter poi partire entro l'anno, e anzi entro l'estate, con i lavori. Ricordiamo che i lavori pubblici hanno procedure lunghe, articolate, che non consentono neanche una velocizzazione, perché bisogna rispettare le norme di legge. Questo cosa determina? Che sostanzialmente le opere programmate nell'annualità 2016 in buona parte le vedremo realizzate nel 2017. Questo principio non ci sta bene e vogliamo procedere secondo una nuova metodologia, che è quello di anticipare l'approvazione del bilancio in maniera tale che si parta poi immediatamente con la realizzazione dei progetti, senza dover trascinare le opere di anno in anno, come è accaduto negli ultimi anni. Fatta questa premessa, la verifica degli equilibri è stata fatta, dicevo prima, effettuando l'analisi appunto degli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, e dalla verifica è risultato che il bilancio è in equilibrio con le varie variazioni di assestamento generale di bilancio, di cui poi daremo precisamente il dettaglio nella parte successiva. Noi abbiamo impostato oggi, per poter così rendere più chiara e più semplice la partecipazione in modo particolare dei consiglieri, non secondo la metodologia dell'attuale formazione del bilancio, ma ricorrendo invece alla presentazione delle variazioni facendo riferimento ai servizi, in modo tale che sia di più facile comprensione per i signori consiglieri tutte le variazioni che verranno apportate al bilancio 2016. Un altro principio che, prima di entrare nello specifico, un altro obiettivo che voglio subito annunciare è che ci siamo mossi anche sul bilancio degli investimenti, mantenendo inalterato l'indebitamento. L'indebitamento vuol dire il ricorso al finanziamento di mutui. Non abbiamo ritenuto quindi di mantenere inalterato questo, abbiamo ridotto il valore delle alienazioni, abbiamo ridotto di poco, ma sicuramente è un segnale, le concessioni cimiteriali, valutando ovviamente le entrate che abbiamo avuto fino ad oggi e gli oneri di concessione. Abbiamo invece preferito applicare avanzo per quelle opere che abbiamo ritenuto necessarie e prioritarie da far partire immediatamente. Abbiamo quindi cambiato fonti di finanziamento, dicevo, mantenendo soprattutto inalterato il ricorso all'indebitamento, che rimane di 3.970.000, come era previsto nel bilancio degli investimenti approvato con il bilancio di previsione. Entriamo nello specifico. Allora, la prima slide ci rappresenta la situazione generale. Abbiamo avuto maggiori entrate per 2.319.000, alle quali si aggiunge ovviamente 49.500 euro di applicazione di avanzo. Questa applicazione di avanzo si è resa necessaria per finanziare ovviamente l'accantonamento di 24.500 euro per l'indennità di fine mandato del sindaco e 25.000 euro per acquisto di dotazioni per la polizia urbana. Abbiamo avuto minori entrate per 128.000 euro, per cui il differenziale positivo è di 2.241.000. La spesa
spesa generale aumenta di 3.193.000, ma una minore spesa vede anche di 953.000. Pertanto il complessivo della spesa è 2.241.000, così come è equilibrata con l'entrata. Abbiamo detto prima diviso le entrate per servizi e vediamo quindi le maggiori e minori entrate del servizio ragioneria ed economato. Se sono troppo veloce, Daglia. Sto leggendo troppo veloce. Allora, quindi vediamo per il servizio ragioneria. Abbiamo avuto entrate maggiori per 1.639.000 e maggiori entrate. Come si sono realizzate queste maggiori entrate? 226.000 euro che è il fondo di solidarietà, 160.000 euro che è il contributo, cioè trasferimenti dallo Stato di 160.000, 800.000 abbiamo crediti d'IVA, per 452.000 abbiamo un recupero per le elezioni e i referendum. Questa è la parte ovviamente delle maggiori entrate della ragioneria. Poi passiamo, abbiamo avuto maggiori entrate sull'anagrafe per 6.000 euro che è determinato dai diritti per il rilascio dei certificati delle liste elettorali. Una minore entrata invece sull'assessorato sull'ambiente per 14.000 euro che è un minore contributo regionale per la lotta biologica alle zanzare. Entriamo, la partita direi più consistente è quella dei servizi sociali. I servizi sociali hanno una maggiore entrata di 614.000 euro che è costituita da diverse voci. Allora, abbiamo 80.000 euro che è un'entrata che deriva dalla gestione, dal rimborso di utenze degli alloggi ATC. Sostanzialmente noi le anticipiamo e poi ci vengono rimborsate. Abbiamo una maggiore entrata di 150.000 euro che è il contributo dello Stato per i minori non accompagnati. Una maggiore entrata di 5.160, io i rotti non li dico, ma comunque sono 5.160 dalla Regione per il Centro per le Famiglie. Abbiamo una maggiore entrata di trasferimento dalla Regione di 190.000 euro per gli anziani in residenze. Poi abbiamo 83.000 euro di maggiori entrate dalla Regione come contributo per i cantieri di lavoro per disoccupati e semiliberi. 33.000 euro in meno invece sempre sui cantieri di lavoro, ma semplicemente perché queste 33.000 euro prima erano allocate sul bilancio della provincia e adesso le allochiamo sulla Regione. Sostanzialmente non abbiamo una minore entrata, è un cambiamento appunto sono state messe sulla Regione. Procedendo abbiamo 10.000 euro in meno invece sul centro diurno dei minori, centro diurno dei soggetti in disagio sociale, Villa Segù per dare la sintesi. Poi abbiamo 16.000 euro che è un maggiore contributo della Regione per il centro, per la lotta all'antiviolenza insomma, e alle case rifugio, quindi per le donne in forte disagio. Poi abbiamo un 10.000 euro che ci arriva dalla Fondazione Paideia che sostanzialmente va a coprire un progetto che vede una famiglia per una famiglia, cioè il sostegno di una famiglia ad un'altra in disagio sociale. Abbiamo poi 1.500 euro che è invece un impegno della
fondazione della comunità del Novarese per un progetto Novara e educazione. Abbiamo un altro finanziamento invece di 5.000 euro da parte dell'Italgas, un contributo da parte dell'Italgas per il progetto Ensemble Arte Essenziale. Abbiamo un altro finanziamento della comunità della Fondazione del Novarese per di 12.000 rotti euro per il progetto Arte Comune. I nomi sono un po' particolari. Poi abbiamo una maggiore entrata di 25.000 euro dal servizio assistenza domiciliare, una maggiore entrata di 34.000 euro invece che ci deriva dal recupero di rette degli anziani nelle comunità residenziali. La partita quindi delle maggiori entrate per il servizio sociale è questa. Vediamo sull'istruzione, abbiamo una maggiore asili nido, abbiamo una maggiore entrata di 50.000 euro e una minore entrata di 70.000, dovuta alla determinazione e alla volontà della Giunta di abbattere le tariffe degli asili nido del 30%. È un abbattimento trasversale, cioè uguale per tutti i valori ovviamente di tariffa. Successivamente abbiamo una... Ho finito con le spese, se non vado errando. Abbiamo la gestione del mercato e una maggiore entrata di 10.000 euro che è determinata dal rimborso per l'incarico in materia di previdenza e sicurezza. Passiamo alle voci spese. Abbiamo visto che quindi abbiamo 2.241.000 euro di maggiori spese, stiamo parlando ovviamente della gestione di competenza, quindi parte corrente. Abbiamo una maggiore spesa degli organi istituzionali, l'abbiamo già vista prima, l'accantonamento, lo dicevo prima, dell'indennità di fine mandato del sindaco di 24.500 e 2.000 euro maggiori spese per acquisto di dotazioni informatiche degli organi istituzionali. Passiamo al servizio ragioneria, che evidentemente è quello che qui fa un po' la parte del leone, nel senso di maggiori spese, ma abbiamo anche minori spese. Abbiamo maggiori spese per 2.117.000, abbiamo minori spese per 500.000 euro. Vediamo come sono composte queste maggiori e minori spese. Le maggiori spese sono determinate da 10.000 euro per il POS, per la gestione dei POS e gli agi sulle carte di credito. Gli 800.000 che abbiamo visto in entrata, lo vediamo adesso ovviamente in spesa, che è l'IVA a debito. Poi abbiamo 72.300 euro di accantonamento per l'esito negativo della SUN, quindi è un accantonamento previsto a norma di legge che oggi è a questo valore. Poi abbiamo 757.000 euro che è il maggior accantonamento al fondo di crediti di dubbia esigibilità. Sostanzialmente noi avevamo un fondo e quindi voglio sottolineare l'atteggiamento prudenziale anche di questa amministrazione che incrementa questo fondo e passa il fondo dal 55% al 68%. Successivamente ho detto prima che con i fondi che ci sono pervenuti dallo Stato per le spese elettorali ricostituiamo in parte di 228.000 euro il fondo di riserva. 246.000 euro è la maggiore spesa per il referendum di ottobre, che è previsto ad ottobre o novembre, adesso vedremo. Minori entrate della ragioneria. Ecco, abbiamo un dato molto significativo che è di 370.000 euro, che è una minore spesa per l'accantonamento previsto per la ricostituzione del fondo vincolato.
poiché nel 2015 è stato accantonato di più di quanto era previsto, poiché l'accantonamento di quest'anno avrebbe dovuto essere di 911.000, poiché l'anno scorso con il conto è stato accantonato un valore maggiore, togliamo quel valore maggiore evidentemente dalla spesa di quest'anno. Abbiamo poi 21.000 euro in meno, se non vado errando, di spese elettorali, un 1.000 euro per benzina e gasolio, e l'altra voce significativa di minore spesa, è determinato dai 55.000 euro e i 52.000 euro, 55 che sono minori spese per utenze elettriche del Tribunale e 52.000 per riscaldamento sempre del Tribunale. E quindi il totale fa i 500.000 euro di minore spesa per il 2016. Vediamo gli altri servizi. Abbiamo l'anagrafe. L'anagrafe ha una maggiore spesa di 5.000 euro, determinata da 3.500 euro per il canone di Rete Amiche. Rete Amiche è la posta che ci rilascia certificati anagrafici e quant'altro. Poi abbiamo quindi 1.800 euro invece per la bonifica dei dati anagrafici per il ribaltamento nella piattaforma nazionale. Dopo l'anagrafe abbiamo maggiori spese dei vigili, quindi della Polizia Municipale, che è di 30.000 euro. 30.000 euro così composte, 25.000 euro che abbiamo visto prima in entrata per acquisto di dotazioni per la Polizia Urbana. Poi abbiamo 4.000 euro per infocamera, e poi abbiamo 1.000 euro per la rimozione dei veicoli su strada e una minore spesa invece di 3.000 euro che sono economie fatte dai vari servizi. Passiamo all'istruzione. Commercio. Allora, il commercio abbiamo 15.000 euro di maggiore utenza elettrica per le lampade che riscaldano il mercato. L'altra spesa è un rimborso di 42.000 euro e rotti, rimborso di rette di canoni pagate dai mercatali, di alcuni mercatali. Poi abbiamo l'istruzione. L'istruzione vede una maggiore spesa di 20.000 euro per il riscaldamento della palestra Mora Gibin, e poi abbiamo una minore spesa invece di 30.000 euro per la mensa scolastica. Dalle analisi dei dati e quant'altro, non è perché mangiano un numero minore di bambini, semplicemente perché la dotazione era, dalle analisi dei dati, abbondante rispetto alla previsione poi di spesa complessiva dell'anno. Poi abbiamo i servizi sociali. Ok, i servizi sociali abbiamo raggruppato hanno una maggiore entrata di 870.000 euro e maggiore spesa di 870.000 euro e una minore spesa di 399.000 euro. Determinata sostanzialmente da che cosa la maggiore spesa? Da tutti quei contributi di cui vi ho edotto precedentemente parlando delle entrate, che le abbiamo raggruppate in un valore complessivo di 474.000 euro. Dopodiché abbiamo alcuni spostamenti da trasferimenti a prestazioni di servizio, che riguardano in modo particolare la gestione dell'ex campo TAV, quindi di 364.000 euro, poiché il passaggio da trasferimenti a prestazioni di servizio è stato determinato dal fatto che è stata fatta una garetta, per cui non è più un contributo quello che diamo, ma è l'equivalente della prestazione appunto di servizio da chi ha vinto la gara. Poi abbiamo un 25.000 euro, anche questo
si sposta da contributi a prestazioni di servizio che riguardano progetti di inclusione per soggetti in disagio sociale. 5.000 euro va per il centro estivo degli anziani e poi mi sembra altri 5.000 euro invece che riguardano un maggior intervento per minori, se non vado errando. Questa è la partita, sostanzialmente i 399.000 di minore spesa è determinata, torno a ripetere, da questi passaggi da trasferimenti a prestazioni di servizio che sono i famosi 364, i 25, i 5, i 5 di cui ho dato adesso spiegazione. Abbiamo ancora alcune voci e precisamente vediamo l'ufficio contratti e archivio. Abbiamo una maggiore spesa di 20.000 euro determinato dalla registrazione dei contratti di spese postali. Abbiamo poi una maggiore spesa, e qui evidentemente è stato segnalato agli uffici, una maggiore spesa di 32.000 euro per i musei, ma si intende riscaldamento, quindi bolletta calda evidentemente del broletto, un incremento di spesa di notevole portata. Poi abbiamo il commercio che evidentemente prevede quindi sempre la stessa voce per l'assegnazione di incarico per la previdenza e sicurezza del mercato, e mi sembra che la partita, se non ho dimenticato qualcosa, siamo a posto? Sì. Grazie, ecco, mi sembra di non aver dimenticato nulla. Questa è la partita della parte corrente. Passiamo al bilancio investimenti. Fatta la premessa che il bilancio investimenti, do il dato complessivo, aumenta di valore rispetto, allora, il bilancio investimenti, opere e spese in conto capitale, nell'approvazione dell'aprile del 2016 valeva 16.447.000, oggi vale 18.209.000. Vediamo, però voglio subito così tranquillizzare che è determinato questo incremento da tre voci in modo particolare, che sono tre opere aggiuntive a quelle previste dal piano annuale delle opere, che non è stato nel suo numero di opere assolutamente modificato. Sono rimaste tutte le opere che erano previste, in aggiunta abbiamo allora la rotonda del cavalcavia del cavalcavia 25 aprile, che è attesa da anni, per il quale abbiamo anche un contributo regionale, quindi la rotonda vale 287.000 euro, che è finanziata tutto con avanzo vincolato. Di questo avanzo vincolato 185.000 euro è finanziato dalla regione da anni, quindi è necessario non perdere il contributo e avviare anche un'opera che era stata programmata ormai da anni. Le altre due opere che introduciamo sono relative a 640.000 euro, che è un maggiore riconoscimento sulla rendicontazione del PISU. E queste 640.000 andrà a finanziare opere di completamento per la sicurezza del PISU. Poi abbiamo 557.000 euro, che è sempre un contributo regionale, per l'acquisizione da parte della SUN di tre autobus. È evidente che queste tre voci in modo particolare sommate ci danno l'incremento che abbiamo prima definito, dell'incremento della spesa per gli investimenti. Ho detto prima che comunque abbiamo mantenuto l'indebitamento a livello previsto di 3.970.000, abbiamo applicato avanzo per 987.000.
Vediamo le opere, quindi viene qui riportate nelle slide, semplicemente le opere che hanno visto modificato la fonte di finanziamento. Faccio una premessa che è doverosa, che questa modifica delle fonti di finanziamento è determinata da due fattori, da un fattore in modo diciamo preciso, la volontà dell'amministrazione di procedere e di aumentare l'impegno oppure di rendere immediatamente operative alcune opere ritenute essenziali e indispensabili. Pertanto abbiamo finanziato in modo particolare, poi lo vedremo nel dettaglio, le pavimentazioni stradali le abbiamo aumentate, ma complessivamente abbiamo reso il valore immediatamente utilizzabile. E così, perché abbiamo vissuto anche recentemente a causa del Fortunale, cioè la conservazione del patrimonio arboreo è un fattore prioritario sul quale occorre assolutamente intervenire. Per cui abbiamo modificato alcune fonti per agevolare in modo particolare l'avvio di attività relativa a questi due progetti in modo particolare. Però entriamo nel merito. Quali opere hanno avuto il cambio di finanziamento? Abbiamo avuto, volevo precisare prima di avviarmi alla specificità degli interventi, sottolineare che il cambiamento di fonte di finanziamento è stato valutato con gli uffici competenti, che hanno dichiarato che alcuni di questi interventi, ammesso e concesso che non sono stati eliminati, voglio precisare anche questo, che non sono stati eliminati dall'elenco delle opere, ma è stata cambiata semplicemente la fonte di finanziamento, per cui se si realizza quella fonte, l'opera si realizza, l'intervento si realizza. Partiamo. Edifici pubblici, abbiamo quindi, che era previsto in interventi sulle facciate e sulle recinzioni, per 170.000 euro. Il valore complessivo viene mantenuto. Cambia la fonte di finanziamento, prima era 150.000 euro di mutuo e 20.000 di oneri di urbanizzazione, viene finanziato totalmente per 170.000 euro con alienazioni. Sempre sugli edifici pubblici, sicurezza, intervento sulle strutture lignee e metalliche, per il valore di 190.000 viene mantenuto l'impegno di 190.000, mentre prima era finanziato con 170.000 intervento con mutuo e 20.000 con oneri di urbanizzazione, passa tutto 190.000 con alienazioni. Beni culturali e messa in sicurezza. Lo precisavo durante la commissione, era previsto per 220.000 euro, viene mantenuto il valore complessivo, ma viene, mentre precedentemente era 200.000 euro di mutuo e 20.000 di oneri di urbanizzazione, cambiamo la fonte e 180.000 li finanziamo con alienazioni e 40.000 con oneri di urbanizzazione. Perché? Perché gli uffici ci hanno evidenziato che sono in fase di analisi dello stato di fatto dei vari monumenti. Quindi era prioritario in modo particolare finanziare la ricerca sullo stato di fatto e poi si potrà procedere evidentemente all'intervento. Manca ancora questa ricognizione e quindi abbiamo ritenuto prioritario finanziare con oneri di urbanizzazione, quindi risorse che ci attendiamo che entrino nelle casse del Comune, soprattutto avviare immediatamente lo studio e l'analisi quindi della ricognizione. Interveniamo sulle pavimentazioni stradali. Precedentemente le pavimentazioni stradali avevano un impegno di spesa di 1 milione di euro, però così concepito.
era concepito 70-100.000 euro di mutuo, 300.000 di alienazioni. Poiché le pavimentazioni stradali riteniamo che sia una priorità della città, determinate dalle sollecitazioni che ci provengono in continuazione dai cittadini, abbiamo evidentemente voluto aumentare ulteriormente il valore dell'impegno, che abbiamo portato da 1 milione a 1,2 milioni, ma finanziato totalmente con mutuo, quindi abbiamo tolto le alienazioni e abbiamo quindi finanziato per 1,145 milioni, come prevede la legge, con ovviamente mutuo, e la componente di 55.000 che è oneri di urbanizzazione. Passiamo ad un altro impegno atteso da credo 10 anni dalla nostra comunità, e precisamente dalla comunità di Vignale. Viene finanziato quindi per il finanziamento per il rifacimento totale, le piante, e soprattutto viene allargato il progetto, perché nella frazione di Vignale abbiamo anche una parte che non ha pavimentazione per i cittadini, cioè non abbiamo marciapiedi da una parte. Voi sapete che ovviamente l'ingresso oggi attraverso Vignale è ancora sostanzioso, perché evidentemente per accedere al centro della città dalla parte del territorio del Laghi, eccetera, è chiaro che si passa attraverso Vignale. Noi abbiamo una parte prospiciente soprattutto alle poste, quindi a uffici pubblici, non avevamo i marciapiedi. La parte proprio vicina alle poste è invece così accidentata, estremamente pericolosa anche per soggetti che dovessero avere delle difficoltà, e abbiamo avuto sollecitazioni, torno a ripetere, credo che siano 10 anni che si attende questo rifacimento. Viene portato quindi da 80.000 euro, 70 con mutuo e 10 oneri di urbanizzazione, a 155.000 euro, perché torno a ripetere, si prevede quindi la realizzazione di marciapiedi inesistenti in prossimità, fra l'altro, anche della chiesa, non solo dell'ufficio postale, quindi di frequentazione dei residenti. Si porta 155, finanziato per 145 con il mutuo e 10.000 di oneri di urbanizzazione. Passiamo alle conservazione del sistema arboreo della città. Ecco, qui l'impegno è stato quello di mantenere. Allora, era previsto un primo lotto di 600.000 euro, viene mantenuto il valore, ma vengono cambiate le modalità ovviamente di finanziamento, perché come era previsto il finanziamento dei 600.000? Era previsto con 300.000 di alienazioni e 300.000 di concessioni, di oneri di urbanizzazione. Sostanzialmente, cosa capite bene? Che molto probabilmente non sarebbe partito nulla. Abbiamo quindi messo maggiori fonti di finanziamento che consentano agli uffici di partire con il progetto sostanzialmente delle potature delle piante, che sono circa 7 anni che non viene realizzato. E allora abbiamo preso 200.000 di avanzo, entrata sicura evidentemente che c'è, 200.000 di concessioni, perché abbiamo analizzato concessioni cimiteriali, perché abbiamo analizzato le entrate, e 200.000 di alienazioni, perché devo dire che sono state realizzate alienazioni per 625.000 euro, che è la vendita di Casa della Porta. Passiamo ulteriormente, abbiamo cambiato le modalità di finanziamento del fissaggio delle lastre marmoree del cimitero, che era previsto per 400.000 euro,
200 alienazioni e 200 erano concessioni cimiteriali. Avendo messo le concessioni cimiteriali sulle le piante, sul primo lotto quindi delle piante, è chiaro che abbiamo cambiato e abbiamo finanziamo oggi il fissaggio delle lastre marmore per sempre 400.000, 200 di alienazioni e 200 di oneri di urbanizzazione. Dunque, mi sembra che su questa partita passiamo alle spese in conto capitale. Per le spese in conto capitale abbiamo un'altra variazione, che sono i 70.000 euro per acquisti di dotazioni informatiche e quant'altro, che era previsto il finanziamento suddiviso su 35.000 euro di concessioni cimiteriali e 35.000 euro di alienazioni. Abbiamo voluto, poiché il problema delle dotazioni informatiche è uno dei problemi prioritari, anche questo, perché se non abbiamo la possibilità di utilizzare gli strumenti che oggi ci vengono forniti, restiamo veramente inoperosi e inattivi, o perlomeno abbiamo grosse difficoltà. Per cui abbiamo i 35.000 di alienazioni si sono già realizzate, abbiamo introdotto 20.000 euro invece di avanzo e 15.000 euro abbiamo ancora di concessioni cimiteriali. L'ultima opera sulla quale siamo intervenuti è il finanziamento dell'acquisto dei punti sole, Enel Sole. Sostanzialmente è previsto, oggi la città l'obiettivo è quello di illuminarle a lampade LED, perché c'è un contenimento evidentemente della spesa. È stato realizzato il primo lotto, il secondo lotto sta in fase di realizzazione, abbiamo quindi evidentemente vogliamo completare l'intervento su tutta la città, e poiché una parte dei punti luce sono di proprietà di Enel Sole, andiamo ad acquistarli, quindi acquisirli al nostro patrimonio per poter intervenire poi evidentemente anche a completare quindi la città con l'illuminazione a LED. Quindi 225.000 euro che erano previste con alienazioni, prevediamo invece di utilizzare l'avanzo, in modo tale che il prossimo anno si possa poi, concluso il secondo lotto, procedere in maniera sistematica e completa alla realizzazione dell'illuminazione per tutta la città a lampade LED. Se ho dimenticato qualcosa, mi sono dimenticata di Palazzo Fossati, mi suggerisce il sindaco, valore 375.000 euro finanziate precedentemente con alienazioni. Allora voglio ricordare che abbiamo anche qui cambiato la fonte di finanziamento, abbiamo già avuto una diffida, se non vado errando, dal tribunale. Quindi non perché abbiamo avuto la diffida, ma perché riteniamo giusto finire e completare il grosso intervento sul tribunale, e poiché occorre completare il sistema antincendio, che credo che sia fondamentale anche per l'agibilità da parte dei cittadini di un tribunale, mentre prima era finanziato con 375.000 euro di alienazioni, quindi sostanzialmente quest'anno penso che non si sarebbe realizzato nulla, per noi è prioritario definire e completare questo progetto, per cui finanziamo l'opera con 120.000 di alienazioni e il rimanente con avanzo, per cui sì, 225. Sì. Comunque, ritornando, volevo completare la mia analisi. Noi interveniamo su un bilancio che evidentemente non abbiamo nulla a cui contestare, apportiamo le nostre modifiche sulla base delle nostre priorità e ageremo ovviamente
controllando come nostro obiettivo la spesa pubblica e valutando appunto anche i fattori che incrementano questa spesa per evidentemente poterla ridurre, contenere e liberare risorse fondamentali e necessarie anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Finisco per dire che la gestione residui rimane equilibrata così come rappresentata nel conto consuntivo del 2015, i flussi di cassa evidentemente sono in equilibrio rispetto anche alle nuove variazioni, il patto di stabilità che oggi è sostanzialmente mutato rispetto al passato viene mantenuto con gli equilibri appunto di bilancio. Spero di essere stata sufficientemente chiara e nei tempi previsti da quanto mi era assegnato. Presidente, se non ho rispettato la mezz'ora le chiedo scusa e chiedo scusa ai consiglieri, ma gli argomenti evidentemente sono tanti e ho cercato di essere un po' veloce, ma mi perdoni se ho sforato. Grazie. Grazie. Grazie Assessore Moscatelli. Ci siamo? Sì. Si sente? No. Adesso? Non è il microfono, la voce. Usa quello del sindaco. Non c'è. C'è, ok. Io ringrazio l'Assessore Moscatelli e le dico che ha sforato di 9 minuti, ma data la brillantezza del suo intervento e data la precisione di come ha enunciato tutti i dati, mi consenta di farle i complimenti, perché comunque ha dimostrato veramente, io dico una cosa che magari in quest'aula non è bello dirla, ma mi sento di dirlo lo stesso, di essere una donna con le palle, e le faccio veramente i miei complimenti e mi creda da pelle d'oca. Grazie. Grazie. Io saluto e do il benvenuto ai revisori dei conti, la dottoressa Maschio e il dottor Marino che sono intervenuti, e apro il dibattito. Chiedo se riusciamo con l'iscrizione agli interventi di fare dell'alternanza, quindi a seconda degli interventi che verranno richiesti cercherò di fare alternanza maggioranza e minoranza. Grazie. Una domanda tecnica proveniente dal suo intervento, che farà subito dopo la domanda o aspetta l'ultimo per fare l'ultima? È necessario fare questa domanda. Prego. Aspetti perché non si sente la voce. Grazie Presidente, una domanda rapidissima perché o mi sono persa o non è del tutto chiaro. La vendita di Casa della Porta corrisponde a 625.000 euro, se non erro. Volevo capire questi 625.000 euro come venivano impegnati, perché c'erano alcuni orientamenti precedenti su impegni e destinazioni. Volevo capire come venivano complessivamente impegnati. Grazie consigliera. Propedeutica poi all'intervento. Quindi ha bisogno della risposta subito? Sì, sì, quando riesce. No, io posso. Tanto prima degli interventi, così. Ecco, magari se sono domande tecniche pregherei di raccoglierle in modo che posso intervenire poi non dimenticandomi di rispondere a nessuno, ecco. Presidente, mi aiuti in questo. Va bene. C'è un'altra domanda tecnica, consigliera Macarro. Ok, anch'io avevo una domanda tecnica sempre sul discorso del passaggio ad alienazioni per gli interventi della sicurezza sugli edifici vari. Io ho reperito sui documenti di bilancio 2016 solamente alcune relazioni e alcuni studi di fattibilità, quindi non sono presenti tutti. Io vorrei avere, se possibile, lo studio di fattibilità relativamente all'intervento, quello di 170.000 euro sulle facciate e 190.000
10.000 euro sulle strutture lignee e metalliche, perché questi studi di fattibilità non sono reperibili nella documentazione che è presente nel sito del Comune anno 2016. Questo per capire, siccome nell'elenco che è stato riportato e richiesto in Commissione viene unicamente indicata una priorità che comunque è abbastanza allarmante, perché viene indicata come alta e molto alta gli interventi sulle facciate, mi chiedo come si possa pensare di mettere ad alienazione qualcosa che ha una priorità per la sicurezza alta o molto alta. Quindi vorrei capire come è stata questa, come è stata indicata la priorità di intervento, magari sul passaggio sugli interventi di manutenzione stradale. Devo rispondere, Presidente. Se non ci sono altre domande tecniche, prima di aprire il dibattito faccio rispondere. Sì, no, però siccome stiamo raccogliendo, prima magari... Se ce n'è qualcun'altra, bene, se no l'assessore risponde e poi apriamo il dibattito. Prego, assessore. Sì, per quanto riguarda i 625.000 euro, diciamo che ho già annunciato quali sono le priorità sulle quali si finalizzerà o si utilizzeranno questa risorsa. Abbiamo parlato delle alberate, abbiamo parlato della definizione risolutiva del Tribunale, abbiamo parlato dei 35.000 euro di acquisto di dotazioni tecniche informatiche, poi è evidente che verrà l'utilizzo di queste risorse man mano che si evidenziano le nostre priorità, saranno utilizzate sostanzialmente, finalizzate le opere pubbliche. Nessuno toglie, ma torno a ripetere, volevo anche rassicurare la consigliera Maccaro, ma l'avevo detto in precedenza e lo ripeto oggi. Il cambiamento della dotazione finanziaria di alcune opere è stata fatta e valutata con gli uffici che hanno... è stata valutata e definita evidentemente con gli uffici che o raccontano una cosa prima o ne raccontano una dopo, evidentemente con gli uffici, perché poi io penso che l'elenco delle opere pubbliche del prossimo anno dovremmo vedere effettivamente, di non fare l'elenco dei sogni che abbiamo nel cassetto, delle necessità. Dobbiamo evidentemente fare un elenco di opere che siano realizzabili nell'anno. Ho parlato prima di procedure e spiego immediatamente. Dallo studio di fattibilità gli uffici devono passare al progetto definitivo, dal progetto definitivo devono passare al progetto esecutivo, che oggi deve essere realizzato all'interno degli uffici, non può essere più demandato come si faceva precedentemente a chi vinceva l'appalto. Poi si fa la gara. La gara ha i suoi tempi previsti da norme di legge, vuol dire che per un'opera pubblica, se noi non approviamo, torno a ripetere, oggi ne parte sì e no il 20%, ma proprio per procedure burocratiche che bloccano evidentemente l'esecuzione delle opere. Quel passaggio ad alienazioni non vuol dire che non si realizza, perché torno a ripetere, stiamo ovviamente il 10 di agosto cesserà il bando per la vendita della quota del 20% farmacie, quindi su quale ci sembra di poter comprendere che ci sia una volontà di acquisizione, e quindi avremmo 1.720.000 euro ancora a disposizione. Quindi voglio rassicurare tutti che evidentemente, come entrano, potremo dare l'avvio a ulteriori opere previste con alienazioni. Mi sono dimenticata prima, nel rispondere alla consigliera Paladini, che 300.000 euro di quel... assecondando ciò che era previsto dalla precedente amministrazione, è stata riservata
per il Raggio Verde, come si chiama quel progetto? Cuore Verde. Progetto di riqualificazione del parco dei bambini e dell'allea fino al castello. Spero di essere stata. Per quanto riguarda gli studi di fattibilità, consigliera Maccaro, forse bisognerebbe, come lei ci ha chiesto allora l'altro giorno in consiglio, in commissione, di darle l'elenco degli edifici. Magari se le fosse venuto in mente le avremmo anche dato gli studi di fattibilità che necessariamente ci sono e forse bastava chiedergli agli uffici che li avrebbero immediatamente, ma non su, lei è andata sul sito del comune e ho detto no, gli ha chiesto il giorno dopo gli uffici. Agli uffici? No. Alla segreteria generale? No, non è arrivata questa richiesta. Non è arrivata questa richiesta, noi è arrivata alla lei aveva richiesto l'elenco, non gli studi di fattibilità in commissione, pertanto le abbiamo inviato evidentemente ciò che aveva richiesto. La prossima volta magari comunque possiamo sempre, siamo sempre in tempo successivamente a presentargliele. Grazie. Bene, ha chiesto di intervenire il consigliere Andretta, prego. Grazie, grazie Presidente, mi permetto anch'io di rinnovare i complimenti per il lavoro fatto, immagino tra mille difficoltà, per l'assessore Moscatelli, insomma, perché ha fatto un'illustrazione assolutamente puntuale, come già le conoscevamo, e precisa, per cui i miei personali veramente complimenti per quanto possano valere nell'ambito complessivo del dibattito, ma insomma questo ci tenevo a sottolinearlo. Aspettiamo con ansia anche il DUP, questo che ha citato prima, che è già stato, che è stato messo in cima, perché forse così è ancora, io capisco, oggi va di moda l'inglese, siamo in fase di start-up, no? Ancora, siamo ancora in fase di start. Mi sembra di aver capito che pur tra mille difficoltà questa macchina amministrativa stia cominciando a lavorare, però tra le linee programmatiche e questa scadenza di oggi che vede l'assestamento degli equilibri, l'assestamento con gli equilibri, evidentemente ancora oggi è difficile trarre un identikit completo di quello che questa amministrazione ha o avrà intenzione di porre in essere. Anzi, direi, se fossi un tecnico, che semplicemente oggi c'è un lavoro di continuità, c'è un bilancio di previsione, io trovo tra le entrate e le uscite sostanzialmente un processo di prosecuzione tra i progetti in essere, tra le attività in essere. Se devo trovare dei messaggi forti, trovo forse 25.000 euro in più di dotazione per la polizia urbana, 150.000 euro di entrate dallo Stato per i minori non accompagnati, poi per il resto sono tutte delle attività che bene o male erano già in carniere, erano già in preventivo, erano già state stanziate in fase del bilancio di previsione. Certo è anche che oggi c'è una valutazione da fare nell'altra valutazione, nel senso che oggi tra i banchi della Giunta, tra i banchi del Consiglio sono sedute rappresentate delle persone che hanno votato contro il bilancio di previsione che oggi viene modificato. E quindi adesso votare a favore di un bilancio che originariamente era stato, sul quale evidentemente erano state sollevate delle pesanti censure, delle fortissime critiche, credo che anche questo possa in qualche maniera rappresentare almeno un elemento di riflessione al quale il dibattito di oggi sicuramente potrà in qualche maniera aiutare. Dei consiglieri, degli assessori hanno votato contro, ci sono delle forze politiche che sono rappresentate che avevano votato contro, oggi ci presentiamo, abbiamo sostanzialmente lo stesso documento che è stato modificato leggermente in entrata e in uscita e sul quale si andrà poi ad arrivare a raggiungere un voto finale. E io direi che ho preso anche buona nota di quello che l'assessore ha citato nella sua relazione in almeno un paio di occasioni.
le attività e le iniziative indispensabili e l'ordine di priorità. Certo, sono assolutamente dei messaggi forti, perché impongono delle scelte politiche. Le scelte politiche sulle priorità delle attività che uno intende fare prima piuttosto che un'altra. Non mi dilungherò molto, sia nel complesso del mio intervento, ma ancor più sulla parte delle attività correnti di entrata e in uscita, perché, ripeto, le trovo sostanzialmente di rito, probabilmente anche atti dovuti. E la cosa che però mi ha colpito è certamente la parte relativa agli investimenti. Nella parte relativa agli investimenti, lì sì è stata compiuta una scelta di trasmigrare il finanziamento da un mutuo alle alienazioni su alcune attività che erano in corso in predicato di essere portate a compimento e che evidentemente ancora non si erano potute effettuare. Quindi è stato girocontato, è stato sostituita la fonte di finanziamento, cioè quella del mutuo, con le alienazioni su un importo che poi c'è stato su un elenco di opere che poi ci è stato consegnato al termine della commissione bilancio. Anche qua credo di ricordare con i colleghi, che siano essi assessori, siano essi consiglieri, mi ricordo anche alcuni termini, no? Perché quando si parlava di debito, cioè della contrazione di un mutuo, allora si andava dicendo che si stava indebitando la collettività novarese, che il comune di Novara stava eccessivamente ricorrendo all'istituto del mutuo tramite finanziamento, e quindi c'erano degli elementi di critica sulle attività e sulle opere che venivano finanziate tramite mutuo. E poi c'erano i soldi del Monopoli. C'erano i soldi del Monopoli perché le alienazioni, e vedo anche che continua anche adesso l'attività difficoltà, l'enorme difficoltà della vendita delle alienazioni, quando c'erano delle opere impegnate con le alienazioni, mi perdonerà il già sindaco Ballarè, che alle quali già l'avevamo in più di qualche occasione censurato, ho detto: quando finanzi un'opera pubblica con i soldi, i riproventi delle alienazioni, ebbene, lo state finanziando con i soldi del Monopoli. La scelta politica più importante che io trovo oggi in questa scadenza che andiamo ad approvare è semplicemente la sostituzione tra i finanziamenti con mutuo e i finanziamenti con alienazioni. In buona sostanza si è scelto di intervenire con più decisione sul patrimonio arboreo, sul patrimonio, sui chilometri delle strade, che certamente sono in enorme difficoltà, perché le buche sono diventate sicuramente un argomento di grande popolarità, però sulla scelta di intervenire quanto più possibile prima, ma che tanto prima non saprà, perché sulle strade i cantieri partiranno non prima del 2017, perché già si è dovuti rinunciare a fare l'attività di asfaltatura entro il 2016 proprio per i problemi di prassi e burocrazia. Quindi, per non avere sostanzialmente opere nel corso del 2016, abbiamo rinviato tutto nel 2017. Sia per l'attività complessa della progettazione, della fattibilità delle strade, e su quello che riguarda poi le opere che abbiamo deciso di posticipare, o meglio di finanziare con le alienazioni. E lì devo dire che una parte di riflessione mi viene, perché tra le attività che abbiamo deciso di non fare subito con i mutui, ma di finanziare con le alienazioni, troviamo intanto le opere necessarie per il decreto legislativo 81-2008, che è la normativa nazionale che prevede la sicurezza degli ambienti di lavoro. Abbiamo rinunciato al presidio di sicurezza di Palazzo Lualdi, al presidio di sicurezza di altri palazzi comunali e all'inserimento dei ventilatori negli asili nido. Per quello che riguarda la messa in sicurezza dei palazzi comunali, abbiamo deciso di posticipare quindi la messa in sicurezza del circolo di Olengo, la messa in sicurezza del mercato ortofrutticolo ed altre opere di questo tipo. Per quello che riguarda la messa in sicurezza delle attività lignee e metalliche, abbiamo ritenuto di finanziare con le alienazioni, quindi a posticipare nel tempo, tutte le scuole, tutta la sicurezza delle scuole e i mercati rionali. Anche questi, quindi, abbiamo deciso di finanziarli con i cosiddetti soldi del Monopoli.
Per quello che riguarda i monumenti, l'ha ricordato anche l'assessore nella sua puntuale e precisa relazione, monumenti al fine di evitare danni a terzi, si è scelto di finanziare con alienazioni e non più immediatamente con la contrazione di un mutuo una parte del cimitero, l'ex fornace Bottacchi, e oltretutto un monumento a cui tutti quanti noi dovremmo tenere maggiormente, l'ossario della Bicocca. L'ossario della Bicocca che poi, voglio dire, ormai subisce una trascuratezza direi da almeno ventennale. Novara sull'ossario della Bicocca celebrava, capisco, ai tempi del regno e negli anni 20-30, però era quasi una festa nazionale. Eppure evidentemente anche su questo monumento, che voglio dire è profondamente legato alla storia, alla tradizione, alla cultura della nostra città, ancora una volta questo monumento dovrà essere messo in attesa. Per cui ritorno al mio preambolo iniziale. Noi speriamo, confidiamo davvero che nel DUP, nel documento unico di programmazione, cominceremo a trovare degli elementi di novità innovativa e che magari possano trovare una maggior, intanto, collettivizzazione delle scelte, perché io credo che questa sia una scelta davvero importante. Preferire l'asfaltatura di qualche decina di chilometri di strade rispetto alla messa in sicurezza delle scuole, dei mercati e degli edifici comunali, io credo che intanto sia una scelta politica forte, dal forte commutato, e sicuramente il sindaco e la giunta saranno anche in grado di motivare adeguatamente, ma che comunque è una scelta forte. Dopodiché, trattandosi questa di una manovra di bilancio che va a licenziare sostanzialmente, se non addirittura a concludere, tutte le modalità di intervento a bilancio del 2016, evidentemente stiamo comunque rinviando nel 2017 tutte quelle che saranno le nuove iniziative e gli elementi di novità che la comunità novarese aspettava dal risultato elettorale. Aggiungo e concludo, mi permetterà questo Consiglio Comunale, per riparlare ancora per qualche secondo dell'ordine del giorno che abbiamo presentato oggi sulla possibilità di partecipare ai bandi pubblici del governo per la ristrutturazione e il recupero delle aree di periferia, e che se ci fosse stata anche una palese intenzione da parte dell'amministrazione comunale di intervenire in questo senso, ebbene avrei dovuto trovare in questa manovra di aggiustamento al bilancio gli elementi di spesa o i contributi che dallo Stato ci si sarebbe dovuti attendere. Evidentemente questo non è stato fatto, credo che si possa ancora nuovamente intervenire, per cui a chi parla, ma penso anche a molti cittadini novaresi, anche dopo il passaggio di oggi non rimarrà che l'attesa. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Andretta. Ha chiesto la parola Consigliere Ballarè. Grazie Presidente, grazie. Mi unisco ai complimenti all'assessore Moscatelli, professoressa per me, sempre, perché indubbiamente ha iniziato la sua attività di assessore al bilancio con una determinazione, con una chiarezza che assolutamente condividiamo, quindi grazie per questo inizio. Entrando nel merito della delibera, mi verrebbe da dire tutto bene, nel senso che fate esattamente quello che avevamo previsto di fare in bilancio, né più e né meno. Cioè esattamente tutto quello che noi avevamo stabilito di fare dal giorno dopo se fossimo stati riconfermati. Ed è proprio preciso, nel senso che anche questa, mettere in evidenza il fatto che si sono cambiate le forme di finanziamento, è esattamente quello che avremmo fatto noi. Non l'abbiamo fatto prima perché non si poteva, molto semplicemente, perché voi state utilizzando quello che oggi è realtà, e cioè 650.000 euro di incassi dalle alienazioni di Casa della Porta, che tu puoi mettere in bilancio, utilizzare, rendere soldi veri, non soldi del Monopoli, come dice
come dice il consigliere Andretta, una volta che li ha incassati, puoi utilizzare l'avanzo di amministrazione una volta che hai approvato il conto consuntivo e non prima, e quindi oggi si può fare questa cosa e prima non si poteva fare. Ci si può permettere di utilizzare, di immaginare di utilizzare concretamente, non considerando i soldi del Monopoli, anche le alienazioni della quota della, di Pharma, no? Non c'è ancora, però insomma, diciamo che l'operazione è in stato di avanzamento, direi in fase di conclusione. Quindi questo trasferimento, questa operazione è un'operazione con la quale voi date maggiore certezza ad una serie di spese, modificando la voce dell'entrata, perché noi vi abbiamo messi nella condizione di poterlo fare, siamo ben felici di questo, e prendiamo atto che le spese sono esattamente quelle che erano inserite nel nostro bilancio preventivo. Sono anche molto, quindi direi che va bene, anzi io spero che il DUP, perché su questo diciamo, cioè, è chiaramente un'operazione tecnica che si deve fare entro il 31 di luglio, sistema un po' di conti, no? Mette a posto un po' di cosine come dovevano essere messe a posto e fa un po' di manutenzione al bilancio, ma è chiaramente un'operazione insomma ridotta, no? nelle sue dimensioni. Poi la dimensione dell'attività amministrativa sarà evidenziata dal DUP, e quindi io spero veramente che se il buongiorno si vede dal mattino, ma guardate, lo spero non tanto perché si possa dire che si fa quello che abbiamo fatto noi, quanto perché credo anche che siano passati da un bel pezzo i tempi per cui chi viene dopo cambia per forza tutto quello che era stato fatto precedentemente, oppure diciamo in modo acritico e a prioristico fa delle cose diverse. Quindi io spero che, insomma, se il buongiorno si vede al mattino di questa delibera, spero e voglio augurarmi che nel DUP vi sia insomma una buona indirizzo, una buona percentuale di cose che avevamo impostato e che continuiamo a pensare essere importanti, anzi fondamentali per questa città. Qui in questa delibera ho visto che c'è un aumento dei mutui, se non ho visto male, che mi pare che ci siano 520.000 euro di mutui in più. No, ho visto male allora, ho visto male. Vabbè, non ci sono. E come prima, allora ho fatto ho detto uno degli obiettivi era non aumentare l'indebitamento. Ah, ecco, perfetto, ho fatto male il conto io. E va bene, sono felice che vada a compimento la ristrutturazione di Palazzo Fossati. Credo che non sia irrilevante la letteraccia che il presidente del Tribunale ha scritto al Comune, ancora quando c'eravamo noi negli ultimi mesi, chiedendo di terminare una serie di operazioni. Ricordiamo a tutti che la ristrutturazione di Palazzo Fossati credo che sia partita con l'amministrazione Correnti, quindi è una roba che ci portiamo dietro da 20 anni. E sono anche felice del fatto che insomma, il cordone ombelicale tra Ministero della Giustizia e Palazzo del Tribunale e amministrazione comunale si sta via via sempre più diciamo staccando, e così insomma l'amministrazione giudiziaria potrà andare avanti con le sue gambe e le sue capacità, grazie al fatto che c'è stata questa legge, no, che da quest'anno non scarica più sui comuni le spese di gestione dei tribunali, ma fa sì che loro se le debbano gestire, pagare ed organizzare. Se noi adesso gli completiamo anche la sede, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per la giustizia italiana e via. E, ecco, per quanto riguarda le spese in parte corrente, anche qui ho visto che è una, diciamo, normale manutenzione dei conti e delle iniziative. I 25.000 euro per i vigili erano già stati stabiliti, credo che riguardi l'attrezzatura, riguardi le divise
che avevamo già previsto di introdurre per il corpo di polizia municipale. E niente, mi pare che l'altra considerazione da fare sia questa. È chiaro che il cambio delle fonti di finanziamento determina sì che tu oggi, che voi oggi si possa mettere in campo e realizzare effettivamente subito, con i tempi della burocrazia terrificanti che ci sono, alcune operazioni di manutenzione, in particolar modo alberate, strade, marciapiedi, vignale, tutte cose che erano già dentro, inserite, no? Ed è una necessità che chiaramente deriva dal fatto che occorre rispondere anche alle sollecitazioni elettorali che sono state lanciate durante la campagna elettorale. Oggi voi siete nella condizione di poterlo fare ed è giusto anche farlo perché sono comunque cose che dovevano essere fatte. Ancora ribadisco, grazie all'operato di chi vi ha preceduti. Quindi mi verrebbe da dire che questa operazione è un'operazione condivisibile per quanto ci riguarda, perché va nel solco di quello che era stato impostato precedentemente. Dopodiché è chiaro che ci saranno tutti i passaggi successivi e bisognerà vedere, perché ad esempio i 650.000 euro di soldi delle alienazioni che noi non avevamo assegnato, no? Non avevamo assegnato in modo preciso, si aveva in testa di assegnarli con certe modalità. Oggi vengono utilizzati per certe spese, ce ne saranno altre che rimarranno scoperte. Quindi qui bisognerà poi vedere, e magari poi verranno citate dai miei colleghi, bisognerà vedere come poi si penserà di finanziare queste altre opere che sono altrettanto importanti. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Ballarè. Io non ho nessun iscritto a parlare, quindi o qualcuno si iscrive a parlare o se no faccio partire. Consigliera Macaro. Grazie Presidente, ringrazio anche delle risposte l'assessore Moscatelli. Ovviamente io baserò questo intervento sulle informazioni di cui sono in possesso e che spero poi che possano essere poi ampliate con il ricevimento di questi studi di fattibilità. Allora, sarà deformazione professionale, io mi occupo di sicurezza, per cui quando io leggo su un documento che mi viene inviato, su un elenco di edifici, che questi interventi, se vengono definiti con priorità alta o molto alta, sostanzialmente non sono differibili. Quindi il fatto di aver spostato dei mutui per finanziare questi interventi con delle alienazioni, sebbene l'ufficio possa dare il suo tacito assenso, credo che ci sia però necessità dalla parte politica di valutare che comunque qualcuno ha valutato che un intervento andava fatto. Quindi reputo che il fatto di aumentare gli stanziamenti per le pavimentazioni stradali da 1 milione a 1,2 milioni poteva essere eventualmente evitato, lasciando magari 200.000 euro per andare ad intervenire su quegli elementi che effettivamente avevano una priorità molto alta. Io credo che la politica debba fare questo, dare delle priorità e delle indicazioni. Togliere totalmente un finanziamento di soldi veri su interventi di sicurezza, di priorità alta, molto alta, su scuole, su frontalini, perché qua parla di facciate e serramenti, intonaci e serramenti, che possano cadere in testa alla gente che passeggia per strada, io credo che non sia, io non mi sento responsabile, cioè non voglio sentirmi responsabile. Pertanto credo che questo tipo di logica dovrebbe prevedere il fatto proprio di riportare 200.000 euro delle pavimentazioni stradali sugli interventi urgenti o molto urgenti, perché credo che questo debba essere, è un dovere dell'amministrazione. Ho finito, grazie. Grazie consigliera Macarro, ha chiesto di intervenire il consigliere Freguglia, prego. Allora, rispondo un attimino a tutti. Allora, innanzitutto questo è
un intervento di assestamento al bilancio e non è il vero e proprio bilancio d'esercizio che è stato approvato dalla precedente amministrazione, evidentemente. Abbiamo individuato delle aree in cui bisognava assolutamente intervenire, per cui i cittadini anche erano seriamente preoccupati, quali per esempio la potatura delle piante. Abbiamo raddoppiato gli investimenti in quel settore. Le strade di Novara sarebbero in gran parte da rifare e il pezzettino che riusciamo a fare sicuramente va nell'ordine di fare sicurezza. Penso che siamo contenti sicuramente del fatto che la precedente amministrazione abbia compiuto le alienazioni, ha abbassato i debiti come già l'altra volta ho suggerito, in maniera direi quasi fisiologica, e quindi sono contento che l'ex sindaco Ballarè, che mi sembra però parlare un po' come se fosse ancora il sindaco, ci dica bravi, spendete i soldi che siamo riusciti a ottenere noi, perché comunque è normale, sono soldi comunali, quindi li avrebbe spesi anche lui, insomma. Non vedo però le preoccupazioni del consigliere Macarro, del consigliere Andretta, visto appunto che non abbiamo stilato un bilancio ex novo, ma abbiamo semplicemente fatto delle variazioni sul precedente. Ovviamente le priorità sono tante, tutto fa sicurezza, le risorse però sono ovviamente scarse come in tutto il mondo. Grazie. Grazie consigliere Fraguglia. Ha chiesto di intervenire chi? Io, signori, se nessuno chiede di intervenire, do la parola all'assessore Moscatelli per la replica e andiamo al voto, perché non è che io posso star qua a aspettare che uno aspetta l'altro e facciamo melina, o uno interviene o uno non interviene, quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire bene, se no io chiudo il dibattito e do la parola all'assessore Moscatelli per la replica. Okay. Consigliere Marnati? Sì. Prego. Grazie, meno male è stato sistemato il mio microfono. Io approfitto con una piccola premessa, se mi è permesso, a seguito degli ultimi articoli visti sugli organi di stampa, a nome di tutto il gruppo della Lega, a ringraziare il questore di Novara, perché ha enunciato quelle che erano le attività di questo ultimo mese e abbiamo notato un aumento del livello di attenzione e di controllo sulle strade. Quindi in questo ultimo mese ha interpretato al meglio quelle che erano le volontà e il sentimento di questa amministrazione. Ovviamente quello che manca oggi e che sta avviando l'assessore Paganini è quello della conclusione della riforma del comando di Polizia Municipale. Ha iniziato molto bene, ha annunciato all'assessore che vengono destinati ulteriori fondi. Questo andrà... Sì, ognuno può parlare di qualunque cosa, si consiglia... Allora, a parte il fatto... Voglio solamente fare un ringraziamento. Scusa Matteo, a parte il fatto che nessuno può parlare di qualunque cosa, nessuno può decidere che decide di parlare di qualunque cosa, né di qua e né di là, primo. Il consigliere Marnati ha chiesto di intervenire, ha fatto solo un ringraziamento, credo che stia nell'ordine delle cose. La prego, consigliere, di rimanere. Sì, ma infatti avevo già finito, sul non tema interveniva del bilancio. Consigliere Paladini, avevo già finito. Grazie. Evidentemente il consigliere Paladini è lì che aspetta tutte le volte un mio intervento per replicare. Ne prendo, ecco, stimolo il consigliere Paladini. Allora, è stato raccontato dall'assessore che l'indebitamento del comune non è aumentato e che non è stato sostanzialmente cambiato il piano delle opere pubbliche. Quindi cos'è cambiato? Cosa si è voluto fare? Si è voluto dare una scala delle priorità. Adesso finalmente oggi con questa delibera si può verificare come mai in questi 5 anni ci sia stato un aumento del degrado urbano.
perché spostando i soldi, quelli certi, per sistemare le emergenze, quindi le strade, gli alberi ad alto fusto, che ad ogni acquazzone rischiavamo di avere seri problemi, si è voluto dare quindi una certezza su quello che erano le priorità. È vero che partiranno in primavera, ma questo è dovuto al fatto che nel periodo invernale è difficile poter asfaltare le nostre strade o comunque avere una certezza che le temperature siano adeguate, e lo stesso vale per gli alberi, insomma, il periodo, lo sanno tutti, deve essere nel periodo autunnale. Questi fondi certi quindi vengono messi per la messa in sicurezza e in più un'altra cosa che durante la commissione mi ha stupito, che avevo chiesto all'assessore Moscatelli, era quello, il fatto che non, anche se fossero stati messi a bilancio con appunto la vendita e le alienazioni lo studio per monitorare i nostri monumenti, almeno lo stato dei nostri monumenti. Ecco, questa la trovo una cosa particolarmente grave, che negli scorsi anni non si sia fatto questo tipo di intervento, perché ad oggi veramente non sappiamo quali siano poi realmente la situazione dei nostri monumenti, quindi dove intervenire per sistemarli. Parlava di 40.000 euro certi, anche questo qui sarà nei prossimi mesi. Un'altra parte invece di questi equilibri sono sugli investimenti sui servizi e sulle famiglie particolarmente. Tengo a precisare quello che ci onora, perché l'avevamo detto in campagna elettorale, è quello del taglio delle tariffe sugli asili nido. Questa è una delle cose che sono state dette anche nelle linee programmatiche. Io a memoria non ricordo una riduzione così sostanziale e netta di alcune rette delle tariffe comunali. Quindi basta vedere i dati dell'Istat o comunque della ricerca delle associazioni sindacati, la tendenza nel nostro paese, in Italia, è quello che hanno aumentato particolarmente le tariffe. Noi invece abbiamo fatto il contrario, le abbiamo diminuite. Le abbiamo diminuite perché noi vogliamo investire, quindi è una cosa lungimirante, investire sulle famiglie novaresi, e da un calcolo si evince che solamente circa, anche questo qui nella media nazionale, 15 bambini ogni 100 decidono di essere affidati alle strutture comunali. Quindi c'è ancora un numero molto alto. Io credo che uno dei motivi sia appunto il costo sostanzioso delle tariffe, perché incide circa al 10% di un bilancio familiare per il primo figlio, a differenza invece di altri paesi europei che hanno tariffe molto più basse e quindi c'è molta più partecipazione. Questo io credo, adesso i dati non li abbiamo ancora definitivi, raccontava l'assessore che c'è ancora, a parte qualche asilo nido che è al completo, ci sono ancora numerosi spazi. Io mi auguro che questo sia veramente un modo per riuscire a ottimizzare al meglio i nostri servizi, dare in modo a più persone, a tante famiglie, di poter sfruttare i nostri servizi, che sono comunque servizi di eccellenza. Io per ora concludo dicendo quindi che Novara finalmente diventa una città a misura di famiglia, e anch'io voglio rispondere a Ballarè, che nei scorsi e anche oggi ha dimostrato di voler raccontare la favoletta che oggi noi possiamo spendere i soldi che loro ci hanno lasciato. Non è propriamente così, l'ha detto bene l'assessore, voi avevate una scala di priorità che era completamente opposta dalla nostra. Noi puntiamo alla sicurezza delle strade, voi probabilmente puntavate a sostenere gli immigrati. Grazie. Grazie, grazie consigliere Marnati. Io non ho altri interventi. Consigliere Tredenari. Io faccio i complimenti all'assessore Moscatelli per come ha illustrato l'equilibrio di bilancio. Scusate. Complimento, mi associo anch'io agli altri consiglieri per come ha illustrato il bilancio l'assessore Moscatelli. Devo anche dire, complimentarmi anche comunque parzialmente con l'ex sindaco Ballarè, perché comunque ha dimostrato lealtà nel sostenere che insomma si è proseguito in un percorso che avevano già iniziato loro con alcune variazioni.
le priorità che sono state date alla pavimentazione stradale e a quello che è il verde pubblico della città è una scelta che comunque è condivisa e molto importante. Poi sono d'accordo che ci sono anche altre emergenze, quale la messa in sicurezza delle scuole, alcuni edifici che magari sono pericolanti, eccetera. Ma se vogliamo ce ne sono tantissime altre. Ad esempio quello che il finanziamento dei 25.000 euro messi a disposizione per la polizia, per parlarci molto chiaro, è un segnale importante, però non sono tanti. Mi auguro in un futuro, ma questo sicuramente farà parte della seconda parte in cui ci si confronterà, che verranno messi a disposizione altri soldi per poter anche fare in modo che questo personale, oltre ad avere le divise a posto, tutto quello che serve, anche l'aspetto della formazione è molto importante ed è indispensabile, cosa che credo che negli ultimi anni sia venuto a mancare. Per quanto riguarda il socio assistenziale, ho visto che c'è stata un'attenzione particolare, non bastano mai i soldi, spero che si riescano a trovare altre praticamente risorse, perché Novara ha bisogno, si fa tanto ma si deve fare molto di più per quello che riguarda gli anziani, i disabili e tutte le persone, le famiglie in difficoltà. Fuori programma chiedo un ricordo. Qualche secondo, non me ne voglia Sara Paladin, la consigliera Sara Paladin, per quel volontario della Croce Rossa che dopo 25 anni di servizio è venuto a mancare proprio ieri con un arresto cardiaco mentre stava soccorrendo un'altra persona in seguito a un incidente stradale. Ricorderei tutti, ma anche in particolare un ricordo, non dimentichiamo questa persona che dopo 25 anni, tra l'altro una persona con cui ho fatto tanti soccorsi anch'io con lui su incidenti stradali, veramente ha dedicato il 50% della sua vita per gli altri. E quindi chiedo scusa se ho portato via un minuto, l'avrei voluto fare prima, non ce l'ho fatta. Grazie. Grazie consigliere Tredenari. Chiede di intervenire? Ha chiesto di intervenire la consigliera Paladini, prego. Ringrazio il consigliere Tredenari per questo ricordo che mi sembra più che legittimo, quindi non siamo sicuramente ostili ai ricordi e ai preziosi contributi che in quest'Aula vanno fatti alle persone che ogni giorno nobilitano la nostra città. Era diversa la provocazione di prima e era assolutamente diverso il contenuto. Ciò detto, io ringrazio l'assessore Moscatelli, che è stata molto esaustiva già in commissione, lo è stata anche oggi, quindi davvero anch'io mi unisco alla serie di complimenti, perché è lodevole davvero il lavoro che c'è dietro alla preparazione di un consiglio comunale e una variazione di bilancio, quindi davvero anch'io mi unisco ai complimenti. Detto questo, due brevi precisazioni. La ragione della domanda di prima e un paio di considerazioni su alcune variazioni che sono state fatte sulle fonti di finanziamento. Innanzitutto non ci sono variazioni sostanziali, questo è stato già ribadito più volte, vengono modificate soltanto le forme di finanziamento. Ricordo al consigliere Freguglia che non è stato raddoppiato il contributo per la manutenzione alle manutenzioni arboree, ma è stata soltanto modificata la fonte di finanziamento. I 600.000 euro erano esattamente quelli che erano stati previsti nel bilancio preventivo, per cui non è corretto dire che è stata raddoppiata la cifra per la messa in sicurezza delle manutenzioni arboree, era già prevista nel bilancio preventivo, sono state cambiate le fonti di finanziamento nel dettaglio proprio perché ci sono adesso appunto le possibilità di intervenire attraverso alienazioni, concessioni cimiteriali e avanzo di amministrazione che prima non si poteva toccare. E però la cifra complessiva precedente era 300.000 alienazioni, 300.000 da permessi per costruire, per cui era assolutamente invariata. Detta questo, quando andiamo a fare delle variazioni, visto che oggi stiamo definendo le priorità, qualcuno mi ha già preceduto, stiamo definendo le priorità, sicuramente sono importanti le opere di manutenzione stradale, sono sicuramente fondamentali, ma nelle modifiche di finanziamento, quando parliamo di edifici vari, sia manutenzione strutture e linee,
che la messa in sicurezza delle facciate e recinzioni, non sto guardando il cellulare ma stavo guardando i dati per evitare il consumo di carta, non li ho stampati ma ce li abbiamo qui sui nostri strumenti, quando parliamo di questo tipo di strutture per cui vengono cambiate appunto, vengono messe in una scala di priorità inferiore, visto che abbiamo avuto la settimana scorsa le linee programmatiche su cui venivano scritte, venivano definite alcune priorità e alcune idee di rivitalizzazione di questa città, per quanto riguarda gli edifici, la messa in sicurezza di strutture e linee, parliamo dei mercati rionali, per cui viene modificata la fonte di finanziamento dei mercati rionali, per cui questi mercati che attendono alcuni interventi e finalmente potevano avere alcuni interventi, per cui c'è già anche lo stato dell'arte e la ricognizione dello stato dell'arte, vengono messi poi in secondo piano. E così anche per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo all'ingrosso, che è stato proprio citato all'interno delle linee programmatiche come rivitalizzazione e riqualificazione. Per cui spero poi nel DUP che queste attività e queste rivitalizzazioni riprendano forma e contenuto. Detto questo, chiedevo all'assessore la destinazione dei 675.000 euro, proprio perché sempre all'interno delle alienazioni di Casa La Porta, perché proprio all'interno delle linee programmatiche che ci sono state presentate la settimana scorsa, più volte è riecheggiata la parola giovani, valorizzazione dei giovani, politiche giovanili, inserimento lavorativo. Io già in quella sede ho ricordato che c'è un progetto attivo che si chiama Net for Meet all'interno della caserma Passa l'acqua, e una parte di questa alienazioni doveva essere proprio destinato alla riqualificazione del piano terra, proprio per permettere l'adeguamento e la messa in sicurezza di quella struttura, per permettere ai nostri giovani proprio di avere un altro contenitore, frutto della collaborazione con tutte le scuole superiori, che aveva visto la partecipazione di oltre 1.000 giovani durante tutto il corso dell'anno, che hanno definito i progetti prioritari con l'adeguamento e l'apertura di una cucina, di una struttura proprio operativa anche per trovare occupazione. C'era un progetto importante, una radio, una serie di altre attività che all'interno della caserma avrebbero dovuto prendere forma. Chiedevo appunto come venivano destinati quei soldi, per capire se quella attività, di cui non vedo traccia all'interno di questi equilibri, verrà riconfermata e verrà finanziata da questa amministrazione. Non per dire chi l'ha fatta prima o dopo, ma perché stiamo parlando di 1.000 ragazzi che nel corso di un anno scolastico si sono impegnati, e tutte le scuole superiori hanno lavorato e hanno definito quali erano i progetti su cui operare. Proprio c'è una collaborazione con gli istituti scolastici, con l'università, con l'incubatore, con le associazioni, alcune associazioni di categoria, per cui è un progetto ampio. Volevo capire appunto come sarà poi finanziata, visto che gli edifici vari sono passati in secondo piano, in questi edifici vari c'è anche la caserma Passa l'Acqua, quando poi avrebbero potuto prendere gambe e forma questo tipo di attività. So che sono stati fatti lavori sui bagni, che erano già stati finanziati, ma altri tipi di manutenzione, cioè quella dei serramenti, della messa in sicurezza, l'uscita in sicurezza, proprio perché ci devono andare dei ragazzi e anche delle persone, a prescindere dall'età anagrafica, quindi ci devono andare delle persone, sono assolutamente fondamentali e propedeutici all'utilizzo della struttura stessa. Ultima precisazione, non per polemica ma tutt'altro, ci tenevo a precisare che la restituzione delle quote tariffarie mercatali pari a 42.000 euro è un vecchio ricorso del 2003, che è stato perso perché le tariffe furono definite e i mercatali fecero ricorso. I tempi della giustizia, sapete, non sono immediati, quindi quel ricorso giunge a suo compimento all'interno all'inizio di quest'anno, per cui viene oggi messo all'interno degli equilibri questo rimborso dei canoni, ma che corrisponde a una tariffazione molti anni fa, riferita appunto al mercato coperto e alla quantificazione del canone mercatale. Grazie. Grazie consigliera Paladini.
ha chiesto di intervenire il consigliere De Grandis. Grazie Presidente. Io ho ascoltato un po' gli interventi di tutti. E beh, è chiaro che questi sono gli assestamenti di un bilancio che non era nostro e che abbiamo dovuto modificare con un poca fatica, infatti faccio i complimenti all'assessore Moscatelli. E ho sentito l'intervento dell'ex sindaco Ballarè, del consigliere Ballarè, che per citare Longanesi, giornalista, è così egocentrico che se va a un matrimonio vorrebbe essere la sposa e se va a un funerale vorrebbe essere il morto. Quando il consigliere dice che è tutto quello che abbiamo fatto, quello che avrebbe fatto lui, che avrebbe fatto la sua amministrazione, non possiamo che rimanere perplessi, perché questi interventi che facciamo, non potendo ovviamente stravolgere un bilancio non nostro, segnano però una distanza tra quelle che erano le loro priorità e quelle che sono le nostre. Il mio commento non può che essere positivo per i lavori previsti alle strade e alla messa in sicurezza dei monumenti, che oggi sono diventati una priorità proprio per le mancanze e la trascuratezza della passata amministrazione. Abbiamo ereditato strade con l'abrodo, marciapiedi rotti e inesistenti, sono contento che anche per Vignale, visto le tante segnalazioni che ho ricevuto anch'io in questi mesi, si sia fatto questo forte intervento e apprezzo ancora di più le decisioni, questo intervento da parte anche dell'assessore Moscatelli. Per quanto riguarda il bilancio, l'unica cosa che posso sperare per il futuro è che aumentino ancora di più gli investimenti in cultura, promozione turistica e sull'associazionismo per rilanciare le attività economiche ai cittadini. Per il resto faccio ancora i complimenti all'amministrazione, ovviamente il mio voto sarà per questa maggioranza e un saluto all'opposizione, buon lavoro. Grazie consigliere De Grandis. Io guardo i consiglieri, se nessuno mi chiede la parola, però io non vorrei andare avanti tutta la mattina così, ad aspettare finta contro finta, questo e quello. Se nessuno vuole intervenire, io chiudo e do la parola all'assessore Moscatelli per la replica. A dire la verità volevo intervenire anch'io, però... No, devi uscire da lì. Sarei però. Uscito per intervenire. Grazie, vabbè. Posso, Presidente? No, io volevo intervenire. Allora. Se Strozzi mi sostituisce un attimo, io vorrei intervenire, potendo farlo. No, ma se non posso intervenire non intervengo. No, lei interviene. Ah, no, ma io voglio dire la verità. Non l'avevo visto, ve lo saluto, visto che è arrivato. Massimo, ciao. No, io intervengo... In questo caso consigliere, mi scusino gli altri. Intervengo chiaramente, visto che il capogruppo di Forza Novara non c'è, è beato lui che è in vacanza, intervengo per dire due parole rispetto al pensiero di Forza Novara su questi equilibri di bilancio. In campagna elettorale noi avevamo promesso, tutta la compagine del centrodestra aveva promesso che avrebbe fatto degli interventi immediati, che avrebbero dato un segnale di attenzione alle famiglie, e quello che abbiamo promesso abbiamo subito fatto, perché avevamo promesso che avremmo tagliato del 30% le tariffe degli asili nido, e nonostante sia nei confronti pubblici dove i due sindaci si erano confrontati pubblicamente, sia sui social network dove molti candidati scrivevano alcune cose, era stato detto che noi non avremmo mai potuto fare una roba del genere, che era solo
un qualcosa per intortare gli elettori. Invece questa cosa è stata subito fatta, a dimostrazione che nessuno di noi voleva intortare nessuno, come siamo stati accusati in campagna elettorale di fare. Altre due scelte importanti erano stati argomenti della nostra campagna elettorale: la sistemazione delle strade e un'attenzione al verde pubblico, e anche quello mi pare che dalle variazioni degli equilibri di bilancio e comunque anche dagli interventi che sono già stati fatti in molte zone verdi della città, questa amministrazione ha dato ancora una volta, se ce n'era bisogno, la dimostrazione che quello che ha raccontato in campagna elettorale non erano bugie, ma è quello che ha proprio voglia di fare e sta facendo. È normale che un'amministrazione che si è appena insediata non possa stravolgere tutto ciò che era stato avviato dalla precedente amministrazione, sarebbe una cosa da fuori di testa, no? Perché comunque ci sono cose che vanno bene, che andavano bene, cose che andavano meno bene, cose condivisibili, cose meno condivisibili, ma in 20 giorni, dopo 20 giorni non credo che si possa stravolgere il tutto. E non mi pare, tra parentesi, che, visto che il consigliere Ballarè dice, mi fa piacere, quindi visto che fa piacere, dopo l'intervento che ha fatto il consigliere Ballarè, mi aspetto un voto positivo da parte del PD, visto che condivide questi equilibri, non mi pare che la passata amministrazione da lei guidata abbia brillato di luce propria, ma abbia fatto invece un lavoro di portare avanti quello che l'amministrazione precedente a lei aveva iniziato. Noi, ripeto, siamo qui da 20 giorni e non credo che in questo brevissimo periodo, e dovendo poi per termini di legge approvare gli equilibri entro la fine del mese, potevamo fare uno stravolgimento di tutto quello che c'era, sarebbe stato anche poco credibile. Concludo dicendo che, faccio un po' una metafora col mondo calcistico, quando una squadra di calcio cambia allenatore perché quello vecchio non andava più bene, e se l'allenatore che arriva fa un bel lavoro, si suol dire che si vede la mano del nuovo mister. Bene, questa amministrazione la mano del nuovo mister si vede, le priorità che noi abbiamo dato in campagna elettorale le stiamo portando a termine, le stiamo mettendo sul campo, non erano solo parole, e quindi credo che venire accusati di raccontare favole, forse è meglio non farlo, e questo è quello che lo dimostra dal lavoro che stiamo facendo e dagli equilibri di bilancio presentati dall'assessore Moscatelli, alla quale ancora personalmente voglio rivolgere i miei particolari complimenti. Grazie. Mi rimetto la maglia da presidente. Niente, do la parola all'assessore Moscatelli per le repliche. Grazie. Io premetto che ho poco da dire, perché dal dibattito sostanzialmente è emerso ben poco. Ma in primis voglio ringraziare tutti i consiglieri per la bontà che hanno espresso nel rivolgermi i complimenti. È un mio dovere essere pronta e preparata sui dati di bilancio. Il primo dovere di un assessore è conoscere ciò, di un assessore al bilancio, è conoscere ciò che c'è dentro nel bilancio, altrimenti sarei un pessimo assessore. Quindi vi ringrazio comunque, perché siete stati tutti così, maggioranza e minoranza, veramente squisiti nel rivolgere i miei i complimenti. Dicevo, grazie per favore, grazie a voi. Volevo solamente aggiungere che era evidente e facile da comprendersi da parte di tutti che, essendoci insediati il 6 di luglio,
e avendo rispettato tutti i termini di legge, avendo presentato gli indirizzi politici, avendo presentato oggi gli equilibri, approvando oggi in giunta il cosiddetto documento DUP, che pochi comuni che sono passati attraverso le elezioni sono in grado oggi di presentare, abbiamo fatto in 20 giorni un lavoro eccezionale. Complimenti a tutta la giunta, perché ha lavorato seriamente, andando evidentemente ad entrare nel merito di un bilancio che è stato fatto da un'altra giunta, esaminando ciò che poteva essere oggi corretto, e sostanzialmente si poteva intervenire su alcuni punti che ritenevamo prioritari e fondamentali. E voglio ricordare a tutti che il primo diritto che ha un cittadino è quello di potersi muovere nella propria città, cioè la mobilità è il diritto di tutti i cittadini ed è il primo diritto che un'amministrazione deve rispettare. Questa città ha gravi problemi sulla mobilità e siamo intervenuti, come l'avevamo già preannunciato, in parte, iniziando un lavoro che ovviamente vedrà una maggiore esposizione sul bilancio del 2017 e anni futuri. Il DUP che presenteremo e che verrà probabilmente diffuso a tutti i consiglieri lunedì, che è grande anche, torno a ripetere, merito del servizio che funziona ottimamente, pur sovraccarico di pesi, darà ai signori consiglieri una visione sulla programmazione dei prossimi 3 anni prevista da questa giunta. Quindi maggiori obiettivi, maggiori precisazioni sulle azioni dei vari interventi nei vari settori potrete trarre evidentemente dal DUP, che ve lo diamo prima di andare in vacanza, così durante il periodo delle vacanze ognuno di voi lo potrà meglio analizzare con tempi più lunghi, rilassati e quant'altro, perché poi andremo evidentemente a presentarlo in consiglio comunale, perché voglio ricordare che non si vota ma si presenta e si rappresenta, e dopo aver raccolto evidentemente le vostre osservazioni. È da lì che trarrete spunti evidentemente necessari per sulla futura programmazione della città. Oggi abbiamo rispettato alcuni indirizzi, che era quello della tutela, sostegno alle famiglie, della mobilità per tutti e la sicurezza delle piante, perché qua ci è andata già bene che durante il fortunale, pur cadendo varie piante, non ci siano stati problemi di diversa natura. Occorre sul patrimonio arboreo un investimento che sicuramente dovrà essere significativo in questi anni, perché questo è termini di sicurezza. Sicurezza non è solo la facciata dell'immobile, che è sicuramente significativa e importante, e non ho detto che non verrà realizzata. Siamo così, pensiamo di poter riportare a casa quel 20% delle farmacie, quindi poter ulteriormente finanziare opere che sicuramente sono anche queste, hanno una rilevanza notevole. Io non ho sentito, e ringrazio, torno a ripetere tutti i consiglieri, ringrazio anche la consigliera Paladini della precisazione, ma bastava che me l'avesse chiesto, visto che lei la sapeva, bastava che me l'avesse chiesto, le avrei spiegato che i 42.000 euro di rimborso non è dovuto alla sua amministrazione, ma per un contenzioso che la precedeva notevolmente. La ringrazio perché così ha dato il dettaglio a tutti, ma sicuramente non ritenevo, magari potremmo trovare qualche altra cosa, ma oggi non, assolutamente nel riportare
doverosamente che 42.000 euro non era un'accusa alla sua gestione. Però la ringrazio per aver meglio precisato a tutti i consiglieri a che cosa si faceva riferimento. Io credo che onestamente, perché parto da un concetto di onestà intellettuale, non si poteva fare diversamente. Anzi, abbiamo forse fatto di più di quello che si poteva fare. Abbiamo preso un bilancio, l'abbiamo analizzato, l'abbiamo implementato alcune voci, poco o tanto, ma le abbiamo implementate laddove ritenevamo doveroso implementare, dove c'era già anche una richiesta da parte dei servizi. Abbiamo implementato quelle opere che riteniamo prioritarie e necessarie. Certo, ci rivediamo tutti al bilancio del 2017, perché quello sarà il vero bilancio di questa attuale amministrazione. Procederemo ovviamente ancora secondo le necessità di possibili variazioni in corso d'opera, laddove si evidenzieranno delle criticità alle quali si dovrà dare immediata risposta. Ringrazio tutti per la collaborazione e auguro buone vacanze, perché almeno io andrò in vacanza. Grazie, grazie Assessore Moscatelli. Io passerei alle dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, adesso cominciamo. Consigliere Ballarè, prego. Per le dichiarazioni di voto volevo semplicemente mettere in evidenza che si è assistito a uno scambio un po' strano, per cui noi abbiamo fatto delle considerazioni puramente tecniche e addirittura di approvazione rispetto a questa delibera, e invece dalla controparte sono arrivati gli attacchi di tipo politico, come l'impressione che i ruoli debbano ancora un po' essere definiti. Siete la maggioranza oggi, noi siamo la minoranza, cioè dovete un attimino, qualcuno, almeno qualcuno di voi, non tutti, consigliere Tradanari, naturalmente no, però insomma questo è un po' così un inciso. Dopodiché, per quanto ci riguarda adesso, l'approvazione della delibera magari no, ma l'astensione certamente sì. Ma io sono intervenuto apposta in qualità di consigliere, perché volevo chiederle il voto. Di bilancio e politicamente mi pare un buon risultato, no? Okay. Grazie consigliere Ballarè. Consigliere Franzinelli, prego. Grazie Presidente, ma preannunciando ovviamente già il voto positivo del nostro gruppo, ci tenevo però a fare qualche considerazione anche alla luce degli interventi dell'opposizione che vi sono stati prima. Ma io direi, l'assessore Moscatelli ha fatto un'affermazione e ha preannunciato un modo di agire e di lavorare che è fondamentale, perché se vi è la continuità amministrativa doverosa da parte di questa amministrazione, come di tutte le amministrazioni, per proseguire quello che era l'azione precedente, deve esserci e doveva esserci, e vi è una discontinuità politica con dei segnali chiari. L'assessore Moscatelli ha detto una cosa fondamentale, che ai più attenti sicuramente non è sfuggita. Ha detto, dal prossimo bilancio preventivo stileremo un elenco di opere pubbliche, di piano delle opere pubbliche diverso. Non sarà più una lista di tutti i desiderata della città, per cui metteremo 3-4 pagine di opere di cui l'80% non verrà mai realizzato perché finanziato con fonti, diciamo, aleatorie, che sostanzialmente sono le alienazioni. Ma faremo qualcosa di molto più concreto, partiremo con delle opere ben chiare che tutte, o perlomeno quasi tutte, saranno poi realizzate. E da qui, consigliere Ballarè, che vi è un modo di agire differente, perché è vero che tutto quanto è comprensivo delle lista di cui si parlava prima, che aveva fatto anche lei, però quando si parla di precedenze che cambiano, si parla proprio di un cambio politico nell'approcciare quelle che sono le realizzazioni delle opere, perché si danno delle precedenze realizzabili, perché tutto era compreso in quella lista
dei sogni che ci aveva presentato, tant'è che avevamo fatto anche molti emendamenti in merito, compreso il cambio di della fonte di finanziamento che lei e la sua maggioranza ci avevate bocciato, che adesso qua viene ripreso e portato avanti. Quindi quello che vi è un messaggio, quello che vi è forte in questo assestamento, in questo equilibrio, è un messaggio di cambio di direzione, che nell'albero della continuità amministrativa però va a dare un cambio di direzione di approccio politico e di gestione della città. I segnali sono tanti, perché vi è quelli ricordati prima, la riduzione delle tariffe. Una cosa importante che avevamo e che lei e che la maggioranza di prima e la minoranza di adesso ci aveva in tutti i modi stoppato, che era quello di finanziare il corpo e il comando di polizia municipale con attrezzature e quant'altro di cui aveva e di cui ha assolutamente bisogno. E quali sono state trovate? Inizialmente saranno quelle che si possono in questo momento trovare, ma è un cambio di direzione. E anche questi emendamenti, anche queste proposte erano state bocciate. Io ricordo al consigliere Andretta, e vado a chiudere, che non è vero che, almeno per quanto riguarda il mio gruppo, anche precedentemente avevamo chiesto una riduzione dell'indebitamento. Avevamo semplicemente chiesto, anche gli emendamenti, questo erano una prova di quanto dico, avevamo chiesto proprio una diversa modulazione dell'indebitamento dei mutui, in modo che potevano essere trovate delle precedenze diverse, che vengono trovate in questa occasione. E alla consigliera Macarro ricordo che, semplicemente, e chiudo, è vero che vi sono tante necessità e tante sicurezze, opere di messa in sicurezza di cui la città ha bisogno, ma proprio perché la città ha bisogno si va a intervenire proprio in uno di questi ambiti, che è la manutenzione arborea del verde, perché se è vero che un cornicione può cadere addosso a una persona che passa sotto un edificio, altrettanto vero è che un ramo può cadere addosso a qualcheduno, e purtroppo questo, se non è successo, non è successo per fortuna, perché negli ultimi giorni poteva anche succedere. Quindi una manutenzione urgente e necessaria è proprio questa, e su questa direzione si va proprio a intervenire. Quindi direi ben venga e ben vengano quanto è stato fatto in questo assestamento di bilancio, ben venga la nuova direzione che ci ha preannunciato l'assessore Moscatelli, alla quale va, come lei ben sa, tutto il mio apprezzamento anche personale per il lavoro impegnativo che sta portando avanti. Spero, ma ne sono certo, che questo sia solo l'inizio, perché un cambio di direzione deve essere fatto, deve essere dato, si inizia a svoltare verso una strada nuova. Grazie. Grazie consigliere Franzinelli. Ha chiesto la parola la consigliera Macarro, prego. Grazie Presidente. Allora, volevo solo fare un appunto al consigliere Franzinelli, in quanto io non avevo parlato di ridurre gli interventi sulla manutenzione arborea, ma stavo soltanto dicendo, visto che erano stati aumentati gli interventi sulla manutenzione stradale di 200.000 euro, quelli eventualmente potevano essere pensati, diciamo, per la messa in sicurezza degli edifici, quindi ridurre leggermente quello che era stato incrementato. Quindi sulla manutenzione del patrimonio arboreo non avevo detto assolutamente nulla, anzi, reputo fondamentale anche quello come tipo di intervento per la sicurezza. L'altra cosa, velocemente, io credo che sia necessario che quelli che sono gli strumenti che ci sono per poter definire le priorità di intervento sulle opere pubbliche debbano essere dei veri e propri strumenti di lavoro anche nelle commissioni di bilancio. Per cui auspico ovviamente che prossimamente, quando ci si tratterà di decidere quali sono le priorità delle opere pubbliche che devono essere affrontate, ci sia la possibilità di avere dei documenti, quegli studi di fattibilità, in cui effettivamente venga data una vera e propria priorità agli interventi, perché da quello che più o meno sono riuscita a verificare, mancando qualche documentazione, non si riesce effettivamente a definire questo aumento, questo spostamento sulla priorità della manutenzione stradale a discapito di altri tipi di sicurezza, salvo che la parola, cioè
l'ufficio competente, però mi piacerebbe vedere i documenti. L'altra cosa, appunto, questo ci consente effettivamente di fare quello che diceva il consigliere Franzinelli relativamente all'inserimento poi di le vere opere che devono essere fatte, non il desiderata, cioè quindi tutto. Quindi la priorità deve essere data a fonte di appunto studi di fattibilità che riportino effettivamente una priorità che abbia poi un senso e quindi possa essere utilizzata. Questo appunto per questo tendenzialmente non reputando effettivamente corretto destinare appunto ad alienazioni queste messe in sicurezza, credo che il Movimento 5 Stelle si astiene nella votazione. Va bene, prego, consigliere Colombi. Usa l'altro. Niente, il gruppo di Forza Novara annuncia il suo voto favorevole. E qui finisco. Consigliere Tredenari. Voto favorevole per questo equilibrio di bilancio, illustrato benissimo dall'assessore Moscatelli, peraltro pensavo che anche l'opposizione votasse a favore, proprio perché gli sono stati fatti complimenti per come ha illustrato l'equilibrio di bilancio e per tutto ciò che ha proposto come interventi prioritari. Condivido quello che dice la consigliera Macaro sulla sicurezza, però a mio avviso su ogni cosa bisogna dare delle priorità. Sicuramente sulla sicurezza si interverrà e si interverrà sicuramente pesantemente, però attualmente le strade sono veramente un vero disastro, ma compreso anche i mezzi di soccorso, spesso e volentieri trasporta dei pazienti con dei problemi, dei politrauma, con frattura alla colonna e hanno delle grosse difficoltà. In futuro bisognerà anche prestare più attenzione per quegli enormi, per quei tantissimi dissuasori che sono veramente molto molto pericolosi per quanto riguarda proprio il trasporto di pazienti critici e anche non critici con patologia alla colonna. Quindi, come ho detto prima, il voto di Fratelli d'Italia non può che essere favorevole. Grazie consigliere Tredenari, credo che non... c'è il consigliere Andretta, prego. Grazie Presidente, ma mi sembra che almeno su una cosa siamo il Consiglio Comunale, magari non nel voto, ma su una cosa è completamente d'accordo, due. La prima è l'illustrazione dell'assessore al bilancio, la seconda è il fatto che oggi non ci fosse poi molto, molto da discutere, nel senso che si è parlato di segnali, si è parlato di una prosecuzione, si è parlata di una... Quindi non è oggi che evidentemente si arriva ad aprire una nuova fase. Non c'era molto da discutere, non è che non fosse emerso molto dal dibattito, probabilmente già a monte non c'era poi molto, molto tanto da discutere. Rimane questo punto centrale del Consiglio di oggi che secondo me permane e dovrà essere un elemento utile per tutti i consiglieri, parlo anche di quelli di maggioranza. L'elenco delle opere prioritarie è necessario, le scelte che questa amministrazione intende definire prioritarie e necessarie è il modo per evidentemente condividerle nella miglior misura. Quale strumento migliore della partecipazione? Noi speriamo, visto che è stato citato il DURP, che si possa trovare all'interno anche le modalità di partecipazione, non solo come ha detto già prima la consigliera Macarro, attraverso le commissioni consiliari, attraverso il Consiglio Comunale, attraverso la struttura che all'interno del programma elettorale, delle linee programmatiche, si prevedeva nella formazione dei riferimenti dei quartieri, perché è lì, attraverso la partecipazione attiva, che si può stendere un vero e proprio elenco delle attività prioritarie e necessarie, almeno ad avviso di chi sta parlando. Rimane il vulnus delle precedenze. Noi oggi abbiamo affrontato una discussione dove si è scelto di posticipare la sicurezza dell'ambiente di lavoro comunale, delle scuole e anche del cimitero, perdonatemi, che ha passato nei mesi passati ha avuto una così tortuosa storia. Abbiamo scelto di posticipare queste opere evidentemente a un 2017 inoltrato e auguriamoci che sia così.
A fronte di che cosa? A fronte della manutenzione delle strade che avverrà anche questa nel 2017. Sono state scelte, individuate delle priorità. Però scusi, consigliere Detta, questo è un intervento. No, sto motivando. Insomma, se non arrivo a concludere l'esito del voto, vorrei anche motivarlo, no? Se no faccio la... No, mi sembra che questi concetti li avesse già espressi. Ma, per dire, che... non mi sembra di star, prego, far, prego. Di no, star no, no, facendo io... nulla di diverso rispetto a quanto non sia già stato fatto e non abbia già sentito oggi. Per cui... Prego. Avevo anche già terminato, avevo... peraltro, Presidente, se non mi avesse... E qui non sto perdendo tempo. Chiedo scusa. Allora siamo d'accordo. Quindi... E quindi sul discorso della sicurezza, dell'ambiente del lavoro, delle scuole e del cimitero. È stato redatto un elenco delle strade su cui intervenire, spero che non sia un'attività di maquillage del centro, soltanto ombretto per dimostrare, ma che ci sia davvero qualcosa di utile e necessario che evidentemente i cittadini per primi ci avessero chiesto. Chiudo dicendo che evidentemente abbiamo già deciso di rinviare al 2017 quello che saranno di fatto in concreto le scelte amministrative e attendiamo necessariamente, come avevo già detto questo sì nel mio precedente intervento, allo stato dei fatti il nostro gruppo non potrà che astenersi dalla votazione di questa manovra, di questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Andretta, ha chiesto la parola al consigliere Pasquini. La lista civica con noi per voi esprime un voto favorevole perché condivide appieno le priorità espresse da questo riequilibrio di bilancio. La ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie consigliere. Mi sembra che abbiamo finito con le dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, salvaguardia degli equilibri generali del bilancio e previsione 2016-2018. Chi è a favore? Venti. Grazie. Chi vota contro? Chi vota contro? Chi si astiene? Quindi 20 voti favorevoli e 9 voti astenuti. La delibera è approvata. Immediata esecutività. L'immediata esecutività all'unanimità. Io colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri di buone vacanze. E ci rivediamo poi a fine agosto. Grazie.